A Palazzo del Pegaso si è insediato il nuovo Parlamento degli studenti della Toscana. Dopo una mattinata di confronto e lavoro sul tema della parità di genere e dei diritti, è stata eletta la nuova presidente, Sofia Canovaro, che riceve il testimone dalla presidente uscente, Maria Vittoria D'Annunzio. Ad accogliere i giovani, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Permettetemi di fare un grande in bocca al lupo a Sofia, un in bocca al lupo chiedendole di fare in modo che quel luogo sia sempre un luogo aperto, un luogo di confronto, un luogo di ascolto, un luogo in cui vengano fuori le diversità. Durante il mio intervento in aula ho chiesto alle ragazze e ragazzi di non essere mai indifferenti, di non voltarsi mai dall'altra parte, di ascoltare sempre le posizioni che sembrano più lontane da noi, perché in ogni intervento ci si può trovare qualcosa di importante che può migliorarci e può migliorare la Toscana del futuro. Il Parlamento degli studenti per me è un luogo importante all'interno della democrazia della nostra regione. È un luogo con cui si può leggere il mondo dagli occhi di una generazione nuova. A loro il compito di scrivere la Toscana del domani, ma anche di darci consigli, suggerimenti su quello che sta accadendo oggi. La Toscana è l'unica regione in Italia ad avere un Parlamento regionale degli studenti. Le studentesse e gli studenti, proprio come i consiglieri regionali, rappresentano i territori e rappresentano tutte le comunità studentesche delle scuole superiori dei territori di Arezzo, Firenze, Prato, Pisa, Livorno, Siena, Grosseto, Pistoia, Massa Carrara e Lucca. Insieme alle scuole, alle istituzioni, al terzo settore e al consiglio regionale realizzano progetti di cittadinanza attiva sui temi che più stanno loro a cuore per rispondere ai bisogni della contemporaneità. Sono sicura che verranno fuori tanti grandi progetti perché alla fine il ruolo del Parlamento deve essere un ruolo attivo, una realtà attiva all'interno della vita scolastica di 160.000 studenti degli istituti secondari di secondo grado che ci sono in Toscana. Quindi speriamo di realizzare tanti progetti, magari delle proposte di legge, degli eventi che riescano a rappresentare appieno e a riflettere quei valori che sono cari agli studenti che noi rappresentiamo. Il Parlamento regionale degli studenti è una vera e propria palestra di democrazia per imparare da giovanissimi a prendersi cura della cosa pubblica, impegnandosi in prima persona come singoli e comunità nella costruzione di una società migliore. L'esperienza fatta nell'ultima legislatura è stata unica nel suo genere, è stato proprio un indirizzamento di vita, una bellissima palestra di democrazia e dialogo. Non posso che essere soddisfatta del nostro operato e soprattutto soddisfatta della nuova presidente, Sofia Canovaro, della quale provo un grande affetto, soprattutto consapevole del lavoro che ha svolto negli ultimi anni insieme a me.